L'argomento che diciamo poco fa, un argomento delicato dell'impiantistica a Palermo e della nuova Aquila Palermo. Intanto dedichiamo l'apertura di questo spazio che noi facciamo con grandissimo piacere. Ci chiamiamo Diretta Stadio e quindi solitamente si parla di calcio, però è giusto dare spazio alle realtà palermitane o comunque siciliane, anche se non si tratta dello sport che si gioca su un terreno verde con una lunghezza di circa 100 metri dove scorre un pallone e si deve infilare in porta, però ci piace trattare anche quello che riguarda i due canestri. Ieri Aquila Palermo, e qui prendiamo l'articolo dal giornale Sicilia, che ha battuto in un clima direi surreale, quello del Palamangano, ha battuto Vasto 75-72. Clima surreale perché si è giocato a porte chiuse per una decisione che intanto ha lasciato scontenti tutti i tifosi, non soltanto del basket, ma tutti gli sportivi palermitani, perché lei saprà meglio di me quello che è accaduto ultimamente in questa società. C'è una situazione molto paradossale. C'è una società e c'è un presidente che vuole investire, una delle rarissime occasioni in cui il presidente, in occasione, lo salutiamo, e speriamo che presto ci venga a trovare, Salvo Rappa vuole mettere i soldi, addirittura ha proposto sborso di tasca mia 120, quel che sia, 120 mila euro per ristrutturare completamente, rendere finalmente agibile il Palamangano. Chiedo in cambio delle ore in più, perché non lo voglio tutto per me, essendo un impianto comunque della città di Palermo, chiedo un numero maggiore di ore rispetto a quello delle altre che vengono date alle altre società. Però ancora questa benedetta risposta da parte del comune, risposta positiva, non è arrivata. Perché? Ma è strano perché a Palermo funziona tutto, in impiantistica siamo al fiore all'occhiello, infatti mi stranizza che Praga ci abbia battuto come capitale dello sport, scherzi a parte, è un problema atavico quello dell'impiantistica ed è un problema che abbiamo sempre nascosto, gli impianti nostri non sono agibili, Anche il caso Palazzetto che è ha una arrivato. fruizione di pubblico, quello diciamo è la cosa più grave che possa esistere perché per un piccolo incidente di una piccola copertura che era saltata e con pochissimi soldi si poteva aggiustare. L'assessore dell'epoca non è stato tempestivo, non ha saputo risolvere i problemi e ci troviamo con un impianto devastato che oggi con 3 milioni di euro forse non riusciamo neanche a farlo. E questa diciamo, è una pecca dal diamante. Noi siamo fermi all'università del 97 come impiantistica. Quei pochi che ci sono comunali sono con questi problemi. Che fino a quando si riempie, quando si gioca con la palla a mano, con spettatori 20, 30, 50, fino a quando poi una partita di basket può portare 300, 400 persone, si scopre che l'impianto, il palazzetto, non è Anche più devo dire, anche perché ho avuto più. l'occasione di assistere alla prima gara interna del campionato della Nuova Aquila Palermo, un palazzetto stracolmo di gente e di spiaggia. Tra poco, anzi, andremo anche a vedere le immagini di ieri per gentile concessione della Nuova Aquila Palermo, e saluto e ringrazio il mio amico e collega Lorenzo Anfuso. Ieri, proprio oltre alla situazione surreale, dentro l'impianto, perché si è giocato a porte chiuse, fuori c'erano tantissimi tifosi che in maniera civile straordinaria cominciavano a diciamo, fare sentire il loro calore. Al termine della partita, i ragazzi della Nuova Aquila sono andati fuori a esultare con loro. Insomma, è stata una bellissima gioia. Dispiace però che non abbiano potuto assistere a questa gara. Mi auguro veramente che questa città possa finalmente dare una svolta a quello che è il problema dell'impiantistica. Perché se non ne hai impianti, non ne hai, ma quelli che hai falli funzionare. E poi Almeno veramente. mettiamoli in condizione di poter non aggravare ulteriormente la società a fare sport. Perché oggi fare sport da noi è quasi un'impresa proibitiva. Lo dico io che rappresento la federazione che ha più attività sul territorio. È che noi abbiamo 300 campi in Sicilia e facciamo 800 partite la settimana. Palermo solo, diciamo, a pieno regime facciamo 120 partite Palermo. Tra e non in un campo ci giocano 6-7 squadre a seguire dalle 8 di mattina, anticipando il sabato, domenica e posticipando. Le altre attività, tutti gli altri sport sono costretti a giocare in impianti che non sono chiaramente aperti alla fruizione del pubblico, per cui è sempre a porte chiuse, è veramente tragica la situazione. Io credo che bisogna,
l'amministrazione impegnarsi affinché questi impianti comunali, quelli che ci sono, vengano utilizzati. Non ultimo, vediamo anche il velodromo che ormai sta cadendo a pezzi. Lo diamo o non lo diamo a Zamparini, facciano quello che vuoi, così chiaramente si perde tutto quello che abbiamo, dal diamante che è distrutto, cioè non c'è più nulla. Io credo che questi palazzetti è una cosa, diciamo, che va risolta e si può risolvere anche in breve tempo. Anche se c'è una Sentiamo. fruizione, diciamo, 100 persone, 200 persone, perfetto, per quello che è il massimo, ma apriamoli al pubblico, è giusto che si faccia attività e si coinvolgano le persone. Bisognerebbe anche dare la possibilità a chi vuole investire, perché io le chiamo mosche bianche. Il presidente della Nuova Aquila Palermo vuole mettere dei soldi, anche perché non è Perché soltanto un problema di agibilità, anche il il parquet problema è che quando che un non va. impianto comunale lo dai a un privato e lo togli alla città, No, qualcuno è storce il questa, naso. esatto, anche perché diciamo non sussiste la richiesta totale di Certo. fruizione. Dico, voglio avere delle ore in più perché comunque esco dei soldi e quindi Assolutamente, penso che almeno assolutamente. 18 ore a settimana, quello che siano, mi siano anche dovute, insomma. Andiamo a ascoltare il coach Paolo Marletta, il coach della Nuova Aquila Palermo, che si sofferma, come detto poc'anzi, sulla vittoria intanto, la quinta di fila, la quinta vittoria consecutiva straordinaria della Nuova Aquila Palermo su Vasto 75 a 72, che consente intanto alla formazione allenata da Marletta di mantenere la propria posizione in classifica insieme a Pescara e alle spalle di due squadre importanti del campionato di Serie B, del girone dove è racchiusa anche la Nuova Aquila Palermo, come Agropoli e Bisceglie. Quindi andiamo a ascoltare il coach Marletta. Per un attimo giochi, ma ti sembra, non capisci se è una partita di campionato, se è una partita, se è un'amichevole, e quindi questo ha creato un po' una sorta di anomalia che noi in casa non siamo abituati, perché comunque l'effetto del nostro pubblico, che ormai è un tutt'uno con la squadra, ritengo che comunque sia diventata una forza anche per i ragazzi, perché hanno una spinta in più quando giochiamo in casa, a chi la dedico, ma mi viene così, su De Passi mi viene dedicarla al sindaco, a Orlando, il quale sicuramente questa situazione qui non ci ha assolutamente favorito più del dovuto, però ho un'altra dedica che è sempre per Orlando, che sono sicuro che risolverà il problema della Pallacanestro Aquila, ma sicuramente tutto lo sport a Palermo, che merita un'attenzione enorme per tutto. E tifosi? I tifosi sono immensi, ci aspettavano, erano messi lì dietro le transenne che erano. Io li sentivo mentre giocavamo, sentivamo loro che incitavano, per cui comunque il calore di questi ragazzi è immenso, perché comunque anche da lì, anche a distanza, anche come dire, negati dalla possibilità di poter entrare, si sono fatti sentire, quindi bravi anche loro. Abbiamo visto come quasi fosse un ultra, proprio il presidente, salvo rappresultare insieme ai tifosi civilissime, ci teniamo a sottolinearlo ancora una volta, della Nuova Aquila Palermo. Presidente, per chiudere l'argomento basket, anche se meriterebbe altre puntate, si risolve finalmente questo caso secondo lei? Insomma, qual Ma io è la sua credo che sensazione? noi dobbiamo sollecitare l'amministrazione, dobbiamo invitare Orlando e chi di dovere a poter sbloccare quello che c'è e c'è la possibilità di poterlo fare. Non chiediamo, dato che in questo momento non ci sono le risorse, i nuovi impianti, ma almeno quelli che ci sono, di metterli a norma e farli funzionare. È giusto che sia così, è giusto che il Bucks, la pallavolo, tutti gli sport hanno bisogno degli impianti, e per cui una tiratina orecchia al sindaco, che quando vuole sa come risolvere i problemi, Quando e per vuole lo cui sa fare, speriamo lo che sa lo fare. sappia fare anche Caro questa sindaco volta. Orlando, ti voglio tanto bene, aiuta lo sport come sempre fatto, aiuta il basket e tutte le altre discipline, perché sia che lo sport, che il calcio è più amato, tutte le altre discipline meritano di avere gli impianti a norma, meritano di avere gli impianti aperti. Passiamo da una serie B all'altra, quindi dal basket al calcio.